Come ben si vede in questa fotografia, ripresa dal servizio di spionaggio svizzero nel 1917, la zona del Legnoncino è servita capillarmente da numerose strade militari, realizzate in quel tempo per consentire il transito delle truppe e dei traini dell'artiglieria destinata ad armare le numerose postazioni della frontiera nord. Ed è proprio una di queste strade che ci consente di raggiungere i roccoli d'Artesso, dove, nel caso il conflitto avesse coinvolto questi territori, si sarebbero potute vedere immagini come queste. Siamo ai Roccoli d'Artesso in corrispondenza di una delle 6 postazioni d'artiglieria blindate che costituiscono uno degli oggetti eccezionali del territorio dell'Alto Lario. La particolarità di queste postazioni è il possedere una massiccia copertura di calcestruzzo al di sotto della quale veniva protetto il pezzo d'artiglieria di medio calibro che era puntato verso la zona dell'Alto Lago di Como. In questo sito abbiamo 6 postazioni pressoché identiche che costituiscono l'appostamento numero 111, di cui tra l'altro c'è il cippo con l'indicazione del numero. Questo progetto si inserisce bene negli sforzi che la comunità locale sta facendo per la valorizzazione di questo territorio, che è molto ricco di storia, etnografia e tradizioni. Poi questo progetto è un incentivo per il visitatore che già frequenta questi luoghi ad approfondire le tematiche storiche legate alla frontiera nord.